Buonasera, grazie a tutti di essere qua. Mi perdonerete una breve introduzione. Innanzitutto vi porto i saluti del nostro presidente dell'Associazione Orticola di Lombardia, Gianluca Primeforza, che stasera non poteva essere qua, però vi porto i suoi saluti e devo anche fare degli importanti ringraziamenti. Naturalmente grazie al Castello che ci ha dato questa opportunità di essere qua stasera, di poter ricominciare un po' le attività della nostra associazione, ci ha dato la possibilità di essere qua solo noi. Ma il ringraziamento più grosso è per la professoressa Ingrid Bustianaz del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali della Facoltà di Pavia, della sezione di Cremona, che stasera ci fa anche la gentilezza di riprendere la serata. Due cose velocissime su questa pergola è stata inaugurata il 19 maggio del 2019, quindi sono 2 anni esatti ieri. È una pergola che è stata realizzata da Orticola di Lombardia con il sostegno del Comune di Milano, dell'Assessorato al Turismo, dell'Area Sovrintendenza Castello di Milano e della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Milano, perché si intendeva con questa realizzazione rendere omaggio alla Sala delle Asse dipinta da Leonardo nel 1498, appunto nella sala omonima che è sull'angolo del castello verso il parco. Quindi è stata una realizzazione che intendeva riprendere le tecniche che venivano realizzate alla fine del 400 per realizzare i pergolati, perché era un'epoca in cui non c'erano ancora tutti i rampicanti che abbiamo oggi, che sono arrivati dall'Oriente, dalla Cina, dalle Americhe, e in realtà all'epoca si usavano solo le viti, che nelle aree più a nord naturalmente non riuscivano delle volte a superare l'inverno, per cui le pergole venivano fatte non come siamo abituati a vedere noi oggi, ma venivano fatte in questo modo, soprattutto nei giardini più importanti. I trattati dell'epoca parlano dei giardini dei principi, dei signori e persino delle mezzane persone, cioè delle persone non importanti come i principi, avevano padiglioni di verdura di questo genere. E venivano realizzati in questo modo, venivano costruite delle pergole di legno sulle quali guidare gli alberi, come in questo caso, e poi col tempo gli alberi avrebbero preso la forma che la pergola, che la struttura di legno gli avrebbe consentito, attraverso potature, legature che vanno nella direzione di costruire quel pergolato. Col tempo gli alberi crescono, la pergola di legno si degrada, viene tolta la pergola di legno e rimane la struttura di quello che è il padiglione di verdura vero e proprio. Questa è stata una tecnica che è durata molto a lungo e con questo intervento dell'Associazione Orticola di Lombardia volevamo da un lato naturalmente celebrare l'affresco di Leonardo, ma dall'altro anche celebrare queste antiche tecniche agronomiche. La pergola resterà per 5 anni dal 2019, quindi fino a tutto il 2023, speriamo che la sovrintendenza decida di mantenerla e di portarla avanti negli anni a seguire. Quindi di nuovo un ringraziamento all'Istituto di Musicologia e a questo punto io mi taccio perché nulla più devo dire e passo la parola al suono. Solo una cosa, ricordatevi tutti di spegnere il telefonino, che naturalmente magari ci dimentichiamo di tenere acceso. Quindi stasera abbiamo l'ensemble Galimatias e quindi do la parola a Colomba Betti, primo violino dell'ensemble, se ci vuole dire qualcosa. Buonasera a tutti, benvenuti qua al bellissimo castello. Noi del Galimatias Ensemble siamo musicisti, appunto, che studenti o ex studenti del Dipartimento di Musicologia di Cremona, e dobbiamo ringraziare appunto la nostra professoressa Ingrid Bustianaz per averci messo in contatto con l'associazione Orticola, che altrettanto ringraziamo per averci chiamato a suonare in questo bellissimo posto. Noi questa sera omaggeremo questa pergola suonando un po' di musica antica, diciamo, e che il mio collega Lorenzo Novelli vi introdurrà spiegandovi un po' quello che andrete ad ascoltare. Grazie e buon ascolto. Volevo innanzitutto dire che per noi è un momento molto importante, per molti di noi, perché è il primo concerto che facciamo in presenza di pubblico, dopo insomma tanta fermata delle nostre attività. Ecco, per noi sicuramente questa è un'occasione di celebrazione, di gioia, di festa, ed è per questo che poi abbiamo, nella scelta di questo programma, cercato di individuare come filo rosso del nostro programma
le occasioni di celebrazione, le occasioni di festa, le occasioni in cui si manifestano sentimenti di gioia o di pace, di riconciliazione, anche all'aperto. La musica che andremo ad eseguire è stata principalmente composta proprio pensando a una destinazione all'aperto, in uno spazio ampio, che sia uno spazio di una villa o di un giardino o del tamigio, oppure degli spazi anche aperti immaginati nelle opere, perché andremo anche ad eseguire dei brani provenienti da alcune opere. Insomma, l'aperto, lo spazio aperto, l'orizzonte ampio e la celebrazione sono proprio il fil rouge di questo nostro programma.
Thank you.